Nella mattinata odierna, lungo il tratto piacentino dell'autostrada 21, in un terribile incidente stradale ha perso la vita una persona e sette sono rimaste intossicate. Un camion carico di fusti di acido paracetico si è rovesciato all'ingresso dell'area di servizio Nure Sud a Piacenza, schiacciando una vettura con diverse persone a bordo. Nel violento impatto ha perso la vita il conducente del camion, mentre gli occupanti dell'auto e alcuni soccorritori hanno riportato intossicazioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30 di questa mattina, giovedì 9 maggio, per cause ancora da chiarire, con il mezzo pesante e l'automobile che si sono scontrati. Lo scontro ha causato il ribaltamento completo del camion con il conducente deceduto sul colpo e i vigili del fuoco costretti ad estrarlo dalle lamiere contorte del veicolo. I tre occupanti dell'auto sono stati estratti vivi, ma intossicati dall'acido paracetico fuoriuscito dai fusti del tir. Altri quattro soccorritori hanno riportato intossicazioni per lo stesso motivo. Le immagini che si sono presentate ai soccorritori sono state terribili, con il camion ribaltato all'imbocco dell'area di servizio, bloccando parzialmente la carreggiata sud della A21, mentre l'auto sotto era quasi completamente schiacciata. Sul luogo sono intervenuti i mezzi del 118, le ambulanze, squadre dei vigili del fuoco, ma purtroppo per il conducente del camion non c'è stato nulla da fare. Gli occupanti dell'auto e gli intossicati sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Piacenza, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Per consentire i soccorsi, l'area di servizio è stata chiusa dalla Polizia Stradale di Cremona, incaricata anche dei rilievi per la ricostruzione dell'incidente. Per liberare la zona è intervenuta una gru dei vigili del fuoco e un nucleo specializzato NBCR per gestire lo sversamento dell'acido.